Io penso che tutto sommato l'intero progetto dell'Unione Europea, se funziona, e speriamo che funzioni, è un progetto per i giovani, perché vuole creare una condizione economica sull'Unione Europea che aiuta i giovani di questo continente a trovare lavoro, ad avere un'attività economica. Quindi è difficile dire quale è esattamente un'azione, diciamo, a favore dell'occupazione. Io penso che una delle cose più importanti è la mobilità sia degli studenti, perché questo permette agli studenti di imparare altre lingue, di conoscere altre realtà in Europa, anche di conoscere altre situazioni aziendali in giro per l'Europa, che sicuramente aiuta per trovare poi un'occupazione che è interessante e che corrisponde alle aspettative. Io penso che in Europa dobbiamo fare anche un po' di best practice. Abbiamo sistemi, diciamo, di formazione completamente diversi. Vediamo bene che in alcuni sistemi, come quello per esempio della formazione duale, funziona bene, quindi paesi come l'Austria o la Germania, dove c'è un sistema di apprendistato, l'occupazione giovanile è molto minore, quindi forse è utile imparare all'interno di questi 28 Stati membri, imparare dai migliori e vedere un po' cosa fanno quelli che hanno più diciamo successo sul mercato del lavoro, soprattutto sul mercato del lavoro giovanile. Poi è chiaro che soprattutto negli ultimi anni, con una situazione drammatica in alcuni stati membri, anche in Italia, in alcune regioni italiane, sul versante della disoccupazione giovanile, l'Unione ha cominciato a fare delle misure ad hoc per aiutare agli stati membri, proprio per finanziare progetti che gli stati membri fanno per migliorare l'occupazione giovanile. Progetto che parzialmente funziona, l'Italia qualche finanziamento l'ha richiesto, però dobbiamo anche registrare dopo qualche anno, due anni adesso che è in vigore il progetto, che alcuni stati che soffrono di disoccupazione giovanile molto molto alta non utilizzano proprio il progetto, cioè non sono capaci a creare posti di lavoro e non sono neanche capaci a mettere in atto progetti per aiutare alle piccole e medie imprese, il sistema economico per rimettere in moto diciamo il mondo del lavoro, soprattutto per i giovani. Alcuni progetti, alcuni programmi dell'Unione Europea vogliono aiutare soprattutto ai giovani, ma non solo ai giovani, ma soprattutto ai giovani a andare in giro per l'Europa. Il progetto programma più importante è il programma Erasmus, che è diventato un programma molto, molto importante, oggi non solo per gli studenti universitari, ma allargato anche all'apprendistato, quindi è diventato veramente un programma dove si spostano tante migliaia di persone ogni anno col finanziamento dell'Unione Europea. È chiaro che non tutti tornano indietro, bisognerebbe forse chiedersi perché. Lei ha detto perché si trovano meglio altrove, allora bisogna chiedere, magari una provincia come la nostra, devono chiedersi ma perché si trovano meglio altrove. Io penso che le risposte siano tante. È chiaro che un mondo del lavoro provinciale o regionale, come lo è il nostro, non può avere tutte le opportunità di lavoro che ha Londra o che ha Berlino o che ha Parigi, e non lo avrà mai. Bisogna chiedersi cosa si vuole, bisogna tener conto del fatto che decide soprattutto chi è interessato, quindi il giovane, lo studente può decidere dove andare, cosa vuole fare, che specializzazione vuole prendere. Io penso che tutti i giovani che siano in giro per l'Europa sappiano benissimo che certe specializzazioni difficilmente sono
utilizzabili, se possiamo dire così, nella nostra regione, perché semplicemente non abbiamo il background. Altresì, perché penso per esempio a una cosa, dobbiamo sempre pensare all'università. Io penso per esempio a un cuoco che va in giro per l'Europa e sta nelle cucine migliori d'Europa e torna in Trentino, sia un grande valore per il Trentino o per il Sudtirolo e per queste professioni. Sicuramente chi esce sa dall'inizio che comunque c'è possibilità di ritornare, perché comunque c'è lo spazio sul nostro territorio. E se un territorio offre delle opportunità, come in tanti settori il nostro territorio lo offre, sicuramente il territorio diventa attraente e quindi la voglia di tornare è più grande. Io penso che tanti giovani, forse anche dopo un po' di tempo, vogliono anche tornare sul territorio. Non bisogna dimenticare che comunque sul nostro territorio, la qualità della vita è molto più alta rispetto a tante altre realtà in Europa. Quindi anche questo, un sistema per esempio di amministrazione che funziona, anche semplicemente un clima un po' più bello rispetto a tante altre zone, me ne rendo conto sempre qui a Bruxelles e tante altre zone d'Europa. Tutto questo rende un territorio attraente e io penso che tutto quello che un territorio può fare, e noi sicuramente con il nostro sistema dell'autonomia abbiamo più possibilità per gestire il nostro territorio rispetto ad altre realtà. Quindi tutto quello che possiamo fare per attrarre e far ritornare persone, ma forse anche attrarre altri, perché io penso che non sia un grande male se per esempio il chef di una cucina di alto livello in Trentino o nel Sudtirolo sia un tedesco piuttosto che un francese, perché il tedesco e il francese che viene lì e lavora lì, anche quello porta da fuori esperienza, porta da fuori know-how e insegna di nuovo quelli che sono lì. Io penso che con un po' di spirito europeista questo scambio di persone di know-how e di conoscenze sia comunque un grande motore di sviluppo di tutto il territorio europeo.